Sapientemente integrato nel paesaggio circostante, che ha conservato il suo fascino primitivo, il Ponte del Gard seduce con la sua eleganza ed imponenza. A distanza di 2000 anni, questa antica costruzione rimane ancora oggi un vero e proprio capolavoro, tanto in termini di bellezza che di maestria tecnica. Questo prestigioso monumento è stato realizzato in un luogo splendido, all'estremità delle gole del fiume Gardon. Progettato per portare l'acqua attraverso la valle del Gardon, faceva parte di un acquedotto lungo quasi 50 km che trasportava l'acqua dalle sorgenti vicino a Ius fino alla città gallo-romana di Nemausus, l'odierna Nîmes. Luogo d'incanto, trae il suo potere magico dagli elementi naturali che lo circondano, gli speroni rocciosi di pietra calcarea, l'acqua del fiume e la rigogliosa vegetazione mediterranea. In questa parte del Gard, infatti, la natura è onnipresente. Gli architetti e i tecnici idraulici romani che progettarono questo ponte hanno dato vita ad un capolavoro artistico e tecnico. Il Ponte del Gard raggiunge quasi 50 metri di altezza e ha tre livelli. L'arcata più lunga misura 275 metri. Costruito oltre 2000 anni fa, nel 19 a.C., questo ponte è diventato uno dei simboli della potenza dell'antica Roma. È stato costruito senza utilizzare malta. Le pietre che formano l'acquedotto, alcune delle quali raggiungono le 6 tonnellate, sono tenute assieme da tiranti in ferro. Si è calcolato che per innalzare questo ponte sono state impiegate 50.400 tonnellate di pietre, pari a 21.000 metri cubi. Una volta completato, l'acquedotto avrebbe permesso alla popolazione di Nîmes di ricevere acqua in abbondanza. Sopraggiunsero però alcuni ostacoli, difficili da superare. Il progetto definitivo e la decisione ultima circa il luogo dove sarebbe sorto l'acquedotto furono frutto di un compromesso tra diversi vincoli di natura fisica, tecnica e finanziaria. Il ponte è formato da tre serie di arcate. Le prime due sono composte rispettivamente da 6 e da 11 archi tipici romani sovrapposti. La misura degli archi è compresa tra 15 e 24 metri. La terza arcata ha 47 archi, per una lunghezza totale di 490 metri, al di sopra dei quali scorreva il canale dell'acquedotto. Per portare a termine questo colossale progetto ci vollero 5 anni. L'intero acquedotto ha una pendenza di 34 cm per chilometro e un dislivello di soli 17 metri lungo tutta la sua lunghezza. Ha una portata di 20.000 metri cubi d'acqua al giorno. Non conosciamo il nome dell'architetto che ha progettato questo monumento. Presenta una sola iscrizione in latino, Mens Totum Corium, su uno dei piloni inferiori, che significa semplicemente che l'intera struttura è stata misurata. Il nuovo ponte doveva essere ancorato saldamente al terreno per resistere alla forza della corrente del fiume. I piloni di sostegno, quindi, furono piantati nella pietra sotto le sponde del fiume Gardon e sagomati per smorzare l'impeto del flusso della corrente. Il monumento conserva ancora le tracce dell'organizzazione razionale del progetto. Le pietre sono state numerate e sono ancora visibili i punti di fissaggio dei ponteggi e dei dispositivi per il sollevamento dei carichi.
L'acquedotto conobbe il suo periodo migliore nel II e III secolo d.C. A causa della scarsità di risorse, a partire dal IV secolo fu tralasciata la manutenzione ordinaria. Fu abbandonato definitivamente all'inizio del VI secolo. L'acquedotto fu restaurato una prima volta nel XVIII secolo. Successivamente fu restaurato nuovamente sotto il regno di Napoleone III, a metà del XIX secolo. Sotto la guida dell'imperatore Augusto, l'impero romano estese i propri confini lungo il Mediterraneo, sviluppando un'economia florida. Furono intrapresi numerosi ed imponenti progetti di ingegneria, tra i quali la costruzione di acquedotti in Italia e nelle propaggini dell'impero, tra questi anche il Ponte del Gard. La costruzione di questo ponte rispondeva a precise esigenze civili e politiche. Una buona fornitura di acqua corrente rappresentava, infatti, uno strumento politico estremamente importante. La popolazione rimaneva fedele a Roma e accettava di buon grado di vivere in una colonia. Il territorio attorno al Ponte del Gard nel 1930 è stato dichiarato area naturale protetta da una legge nazionale. Dopo il recente restauro che ha interessato il magnifico territorio naturale circostante, per un totale di 165 ettari di macchia mediterranea, il monumento appare quanto mai imponente. Il luogo è oggi un'area naturale protetta ed è interdetta alla circolazione dei veicoli a motore. Lungo le sponde del fiume cresce una rigogliosa vegetazione a macchia tipica del luogo, nota con il termine di garrighe. È caratterizzata da querce sempreverdi, cespugli bassi e fitti, erbe e terreni agricoli racchiusi da muretti in pietra. Il ponte vanta un'opera muraria di qualità sorprendente. Ben presto divenne una tappa obbligatoria per i muratori specializzati francesi, che spostandosi lungo il paese si fermavano ad ammirarla. Molti di essi hanno inciso il loro nome sulle pietre del ponte. Questi artigiani ed artisti erano anche chiamati Compagnons du Tour de France, un'associazione francese fondata nel Medioevo che esiste ancora ai giorni nostri. La loro formazione tecnica tradizionale prevedeva viaggi educativi attraverso il paese, il cosiddetto Tour de France, e un periodo di apprendistato con diversi mastri artigiani esperti. Nel 1998, il Ponte del Gard è stato teatro di una grave inondazione che ha danneggiato l'intera area. La strada che conduce al ponte e le strutture vicine sono state seriamente compromesse. Il ponte, però, non ha subito particolari danni. Nel 1743 fu costruito un ponte per i veicoli lungo l'arcata inferiore, che era già utilizzata da pedoni e cavalli. I Celti dominarono la Francia fino al 125 a.C., anno in cui il paese cadde sotto il dominio di Roma. Giulio Cesare conquistò parte della Gallia tra il 57 e il 52 a.C. Il territorio rimase sotto l'autorità di Roma fino al V secolo d.C., epoca in cui la Gallia fu invasa dai Franchi. I Romani, che temevano le popolazioni che mantenevano la propria identità locale, iniziarono ad esercitare un controllo più deciso. La Gallia subì numerose trasformazioni via via che Roma imponeva la sua influenza politica e culturale. Ad esempio, fu introdotto l'uso del latino al posto della lingua autoctona, passaggio tuttavia favorito dalle somiglianze tra le due lingue. Le primissime opere romane nei territori che divennero l'odierna Francia permisero a Roma di organizzare l'intera Gallia meridionale. Furono ricavate terre coltivabili per i colonizzatori romani e costruite nuove città.
La realizzazione di una serie di strade favorì la comunicazione tra Roma e le città delle sue colonie. Questo facilitò anche gli scambi commerciali tra le città vicine, lungo le nuove strade, promuovendo così l'economia locale. L'impero romano aveva bisogno di uno strumento per mantenere saldo il controllo sulle sue conquiste. Era di primaria importanza costruire una strada ad uso militare che favorisse le comunicazioni tra le diverse province. Nîmes, che riceveva l'acqua dall'acquedotto del Ponte del Gard, era una delle città che sorgevano lungo la Via Domizia, la strada che portava a Roma. La Via Domizia collegava le province spagnole all'Italia, passando per le città di Narbona, Orange e Cavaillon. La Via Aquitania, invece, era la strada romana che collegava la costa mediterranea, vicino a Narbona, con l'Aquitania e l'Atlantico. In collaborazione con patrocinatori locali, l'UNESCO e l'Unione Europea, il governo francese ha patrocinato un imponente piano di risanamento dell'area attorno al Ponte del Gard. Con il progetto, conclusosi nel 2000, è stato limitato l'accesso ai soli pedoni e vietato quindi il passaggio ai veicoli. Sono state notevolmente migliorate le strutture ricettive per i turisti ed è stato anche introdotto un museo sulla sponda nord del fiume. Il Ponte del Gard è un capolavoro del genio creativo umano, un'eccezionale testimonianza delle conquiste tecniche di una civiltà antica e un'impresa costruttiva che rappresenta una fase importante della storia dell'uomo. Il Ponte del Gard è stato inserito tra i siti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1985.